doveroso fare i complimenti a Reggio Emilia perché sono stati bravi, hanno fatto una partita molto solida. Io in questo momento sicuramente non con grande lucidità ho nella testa i due canestri 24esimo di Michalkena, Serie Aradori, nelle tre, quattro azioni che mancavano alla fine, a un minuto e mezzo alla fine, sono stati di un talento puro e ci hanno fermato un po' questo nostro meno 4, quanto eravamo per poter recuperare la partita. Secondo pensiero è al mio gruppo, ai miei ragazzi. Abbiamo fatto qualcosa di molto bello, anche se poi di tangibile non c'è nulla. Abbiamo fatto una finale di Coppa Italia. Siamo partiti dal 14º posto per arrivare con 20 vittorie, non so quante ne abbiamo fatte consecutive. Un gruppo che non si è mai risparmiato un giorno sul lavoro in palestra. Credo che sia migliorato di squadra e sia migliorato con tanti giocatori a livello individuale. Il pensiero va alla proprietà Sirigas che ci ha accompagnato, ci ha voluto, è stato interventista sul mercato quando due giocatori sono stati molto sfortunati come Tauron Green e Janis Blums. Il pensiero va ai nostri tifosi che ricordo le prime partite, siamo partiti con 1.600 persone, adesso non si trova un biglietto neanche a morire per una partita. C'è grandissimo calore e hanno trasmesso questo calore a tutti noi e penso che noi l'abbiamo trasmesso a loro in ugual maniera. Siamo stati una cosa sola e questo credo che sia in questo momento oggettivamente di grande delusione la cosa più bella. Per la partita dovevamo andare sotto di 10 ai primi due quarti, abbiamo secondo me difeso un pochino male su certe situazioni di uno contro uno e qualche rimbalzo d'attacco lasciato di troppo, siamo andati sotto di 6 all'intervallo e purtroppo quei 6 punti non siamo mai riusciti a riprenderli, pur giocando a mio avviso un terzo quarto, un quarto quarto con più sagacia tattica, con più dedizione. Abbiamo cambiato un po' il lavoro in attacco a seconda delle loro difese sul pick and roll. Abbiamo cercato di trovare Buva una spaziatura più profonda, allargando il campo con i quattro angoli sul pick and roll per andare dietro la palla e ribaltarla e trovare un tiro sul lato opposto. E credo che siamo stati abbastanza lucidi nel fare le cose giuste che dovevamo fare. Dovevamo fare un pochino meglio tutto, dovevamo lasciare qualche rimbalzo d'attacco in meno, fare qualche canestro in più. Quando si perde in 5 in questa maniera, qualsiasi episodio, alla fine, così, conta sul risultato della partita. Posso credere.